Che è successo? Che è successo? 04, Marone, 04! Ci stiamo cagando sotto di questo Milan. Mi sto cagando sotto. 04 al Maradona, al Maradona! Vabbè, complimenti al Milan perché gli vanno fatti i complimenti, no? Ora inizieranno. Ah, vi buttiamo fuori dalla Champions League. Ah, non valete niente. I juventini che inizieranno a dire, ah, vedi se non ci davano almeno 15. Bisogna fare i complimenti al Milan, l'ho già detto, perché hanno fatto una buonissima partita. Spettacolare, diciamoci la verità, spettacolare. Non mi aspettavo il 4-0, mi aspettavo un 2-0. Massimo 3, 4-0. Vabbè, abbiamo fatto segnare i morti, diciamoci la verità. Leao non segnava da 14, 18 partite, 8 partite. Brahim Diaz da 14. Salemaker, primo gol in Serie A. Bastava anche il gol di Catelar, e chiudevamo in bellezza. Comunque, complimenti al Milan. Vittoria netta, netta. Un bagno di umiltà per il Napoli, perché bisogna farci un bagno di umiltà. E che dire, voglio. Ora testa a Lecce, non pensiamo alla Champions League. Chiudiamo il discorso. Non voglio parlare di quello che è successo sugli spalti, i tifosi che si sono picchiati fra di loro, i rigori contro Aurelio De Laurentiis. Si sente l'assenza di Osimhen? Sì, si è sentita l'assenza di Osimhen. Però voglio. Calma. Anche dopo la sosta del Mondiale abbiamo perso e. Poi abbiamo fatto 10-11 vittorie di fila, quindi calmi, calmi, vai giù. Tutti i milanisti, ah, 4-0, stai a meno 20, stai a meno 20. Il Napoli è al sicuro, lo scudetto l'ha vinto, non sarà questa partita a cambiare il risultato. Anzi, andremo più avanti, giocheremo per più tempo il campionato prima di chiuderlo. Detto questo, ribadisco, ribadisco. Complimenti al Milan di Stefano Pioli perché è venuto a Napoli, ce ne ha fatto 4. Complimenti. Complimenti. Ci vediamo in Champions League fra 2 settimane, se non sbaglio, fra 2 settimane. Che vinca il migliore. Però io sono convinto di una cosa. Che in Champions League vi buttiamo fuori, ne sono sicuro. Ciao a tutti.